Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con anno 1800, riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Siamo con il gioco completo dopo la open beta. Piccolo appunto, non mi ha tenuto i salvataggi, quindi ho dovuto rifare tutto. L'ho fatto adesso, quindi magari vedrete un'isola, ve la faccio vedere un attimino, un po' diversa da quella che avevamo fatto prima. Ho cercato di rifare tutto in modo abbastanza simile per alcune cose che sono cambiate. Forse è un po' più grandicella adesso, sempre qui zona delle segherie, zona dei lavoratori, zona dei contadini, pompieri, una qui e una qui. Cos'altro ho fatto? I contadini sono molto di più in realtà, sì, l'ho fatta un po' più grandicella stavolta. Questo conferma il fatto che giustamente giocandoci, man mano che si va avanti, si prende anche un po' più la mano. E qui ho fatto altre segherie, ma siamo pieni di tutto, signori, di legname, grezzo, di legno, di legname, di lana, vestiti. Altra cosa che ho fatto è stato quello di spostare il sindacato da questa zona, perché il sindacato, vi ricordate che ci dava un bonus alla cava, però aveva un raggio d'azione. Infatti l'avevo messo un'altra volta qui, poi ho pensato, scusa, proviamolo a mettere vicino effettivamente a una cava e vediamo se aumenta la percentuale. L'ho piazzato qui a fianco ad una cava, che è questa qui, la cava d'argilla. C'è sempre il bonus produzione più 25%, costo manutenzione più 25%, e in più c'è anche questo qui, scavatore comune, che aumenta la produzione del 10%. Ho questo perché ho fatto una missione random qui, quella con le stelline che escono a caso. E adesso infatti, andando qui nella zona della cava, vedete la produzione è al 135%. Altra cosa che ho fatto, vi consiglio di tenere d'occhio, ad esempio questa cava andava a produrre tanto, tanta creta, più di quella che una singola azienda riusciva, cioè nel senso ne macinava di meno, quindi si accumulava tanta argilla. Quindi praticamente per una cava ho fatto tre fabbriche di mattoni. Ora qua il problema è il fatto che c'è sta la fila, più che altro, perché a livello di creta c'è... Ah no, si sono fermati perché siamo arrivati al massimo anche dei mattoni. E infatti cosa che sto facendo è quella di lastricare le strade di mattoni, perché aumentano. Stessa cosa qua, cava, tre fabbriche. Sto utilizzando i mattoni per migliorare le strade in modo tale che si riescono a muovere più velocemente. Infatti adesso, prima di andare a recuperare il tipo lì, facciamo questa cosa. Ho fatto la stessa cosa anche qui con pecore eccetera. Quindi andiamo a lastricare tutte le strade in questo modo, almeno andiamo ad utilizzare i mattoni in eccesso che abbiamo, e buonanotte. Così si muovono anche più velocemente questi qua, in linea teorica. No, si muovono più velocemente, vedete, la carrozza. E lo faccio anche qui direttamente. Cerchiamo di... Ok. Almeno è un po' più tutto sportiveggiante e veloce. Anche qui lo stradone, ce la facciamo? Vabbè, arriva fino a qui. Lo facciamo arrivare fino a qui. Almeno sono anche più veloci nel portare merci, nel fare quello che devono fare. E noi nel frattempo utilizziamo i mattoni, altrimenti ce li abbiamo. Ad cazzum. Ok. Caporedattore annuncia l'ultimo numero del suo giornale, andiamolo a leggere. Felicità e luce. Allora, scoppia una guerra tra rivali. Sostituibile. Ah, possiamo anche andare a cambiare gli articoli. Questa è la bozza. Questo non fa niente, non cambia niente. Felicità a luce, aumenta di più la probabilità di rivolta, è meno 5 in realtà. Diciamo è piena di allegria. Valuto la mia sensazione attuale 8 e 3 quinti su 10. La nuova compagnia mette radici, aumenta la felicità. Pubblica. Quindi possiamo anche cambiare il giornale, però per il momento è positivo. Pubblica. Ok, comunque, tornando a noi ragazzi, mentre qua fanno le loro cose, noi dobbiamo andare a cercare l'esperto di demolizioni qui nella cava per poterlo riscattare. Game saved. E... mo' vattela a pesca, chiedra questi.
forget escape. And so what? Edvard's new vision for bright sands. E chi è quello che c'è? Dove sta quello che cerco? Scusate. Well, Mr. Bleakworth treats us. I don't blame your father for bowing out with his dignity. Samuel Goods engineer? Aye, that's me. Who's asking? Ah, eccolo qua. E quindi the least I'm due for my suffering. 5.000. Accetto. Is ready for transportation. Ok, è pronto per il trasporto. Comanda la nave del direttore della prigione di raggiungere la tua isola. Oddio, sta già andando, penso. Fatemi capire un attimo se ha caricato. No, lo sta andando a caricare, presumo. Vediamo. E... keep an eye to the horizon for miscreants. Sì. Ok, l'ha caricato. E penso che lo porta direttamente lui alla nostra isola che sta qua. E allora, va bene, esperto di demolizioni ci serve. Tra l'altro, nella zona qui della prigionia. Pure questi sono utili, How many can say that? Influenza la distilleria di liquore e il birrificio. Costo manutenzione meno 20%. Manodopera richiesta meno 100%. Le miniere di sabbia e saline. Influenza la fattoria di grano e la fattoria di peperoncini. E questo è un minatore. Influenza tutte le miniere e le cave. Ah, cazzo, questo me lo... produzione più 20%. Miniere e cave. È quella del ferro. Me lo posso comprare, eh? Cambio oggetti offerti. No, ok. Mi sa che devo venire qua con la mia nave. No, signori, se posso io mi compro pure quello. Poi lo mettiamo al sindacato e lo mettiamo là alla cava. Qui è arrivato, mi sa, questo qua. Dovrebbe essere questo. No, cazzo, ho sbagliato. Ho premuto la nave mia. No, la nave mia qua. Togliamo il menu. Ok. Me l'ha scaricato? Penso di sì. Penso di sì. Aspetta che l'esperto delle munizioni... ah no, ancora no. Ok. No, pensavo fosse l'altra nave. Va bene. Quelli erano... random. Allora, io intanto qua vado... continuo a migliorare le strade a sto punto. Visto che ci siamo. Facciamole tutte la strigate di mattoni, signori, qua. Ok, mattoni ce n'abbiamo ancora, quindi dai, è così. Oh, he's here. Try to make a good first impression, eldest. Any friend of father is a friend of ours. Va bene, sì, ma gli abbiamo riscattato, lo abbiamo riscattato la prigione, direi che facciamo una bella figura, sì. Dove sta? Eccolo. Ah, si è portata la dinamite. Ma non è normale come cosa, però va bene. So. I'm a commodity now, to be bought and sold. Your father treated me like a human being. Scusa, che ti dovevamo lasciare là? Un attimo di pazienza. I don't know what you're trying to achieve here, but it won't bring Samuel back. Vabbè. Comunque il bar è frequentatissimo, il nostro pub. Tra l'altro ho sbloccato anche qualcosina in più, possiamo fare la birra, tra parentesi. Nuovi edifici sono stati sbloccati. Termina l'ultima fase con l'aiuto di un esperto. Vabbè, biondo. Aspetta, mi sa che è scattato la risa. Aia, ammazza che... allora, aspetta, i pompieri ce ne sta una qua e una qua. Mi sa che conviene farne un'altra. Mi sa che conviene farne un'altra qua. Ci vuole un po' di tempo. Vabbè, non sarà mai eguagliata, ma noi ci proviamo. Avvia la fase di esplosione. Ora, mentre i pompieri lavorano, io continuo a migliorare un po' le strade. Comunque, ragazzi, veramente spettacolare questo anno 1800.
Cioè calcolate che io mi sono dovuto rifare tutto e non... non mi è pesato assolutamente. Infatti ho fatto tutti insieme, nel senso, appena finito di registrare l'altro ho provato la versione completa. Ok, l'incendio è stato domato e qua sono finiti i mattoni. Vabbè, poi miglioriamo anche qua la situazione. Al momento i magazzini, comunque, anche se non ne costruiamo altri, non serve a niente. Cioè, non è utile costruirne di più. Maiali ne abbiamo tanti, salsicce, vele, pane, cioè abbiamo tutto. Cioè tutto quello che al momento ci può servire. Questo il carretto sta recuperando un po' di filo che... non ne abbiamo tanto, però vabbè, piano piano se lo recupera. Qua come va? Questa va alla grande, questa funziona, funziona tutto bene, funziona tutto bene. Qua si potrebbero fare altra cava di argilla. Costruisci una cava d'argilla, guarda, lo faccio diretto. Ti faccio la strada che da qua... in mattoni dove riusciamo ad arrivare? Qua. Vabbè, poi te la faccio così che te lo fa. Poi la miglioriamo appena possibile. In linea teorica anche qua. Qua vediamo, pure qua funzionano al massimo. Facciamone due al momento di queste. In linea generale dovrebbero mancare i lavoratori, forse, sì, vedete? Siamo manodopera lavoratori e manodopera contadini, quindi andiamo ad aumentare un pochino il numero di lavoratori. Per farlo mi sa che conviene fare prima un po' di residenze qua dei contadini. Poi aumentiamo la situazione. Ok, costruzione completata. I mattoni un pochino sono tornati. Manco tanto. Però bastano per fare questo. E bastano per fare questo. Ok. Al momento ancora non possiamo migliorarle queste case. Dobbiamo sempre aspettare un pochino. Ci fa migliorare quelle da un'altra parte. Io però volevo fare questa metà. Questa zona qua per questi e quest'altra per i contadini. Però vabbè, faremo in altro modo. Perché non possiamo? Mancano forse i mattoni. Andiamo un po' avanti. Poi andiamo a far esplodere il mondo là, don't worry. Whatever you do, master, keep doing it. Migliora, non possiamo migliorarle. Ma non credo che servano tutti sti mattoni. Scusa, che ci manca? Ah, poco pesce abbiamo, poco pesce. No, penso debba stare al massimo là la situazione. Quindi facciamo una cosa. Siccome noi qua ci teniamo alla nostra popolazione, un'altra zona di pesca la mettiamo. Ma io penso che possiamo pure metterle relativamente vicine, nel senso. Le musiche comunque sono bellissime. Danno quell'idea un po' di tristezza, ma sono fighe. Vabbè, poi vediamo un attimo. Non ho capito perché non mi fa migliorare al momento le case, se forse manca qualcosa. Leva sto cazzo di coso. Si può far esplodere. Accendi la miccia. Fermi tutti. Dai, è così, signori. Dai, è così. Who are all these busybodies? Vabbè. Però deve essere interessante e divertente. Ma non si è cambiato questo? Never mind. The charges have been primed. The perimeter cleared. We are ready to detonate. Non ho messo pure il cartello. Guarda là, signori. Vai. Guarda come scappano. Che figata.
boom. Che spettacolo, che spettacolo. My apologies. That was indeed impressive. Hai visto? Is there anything dynamite won't solve, I wonder? Beh, qualcosina sì, però guarda come si fomenta il pubblico. Sviluppo esplosivo. Edizione speciale. Una grande esplosione in montagna assicura un filone di ferro di vitale importanza per gli ambiziosi fratelli Good, che si avventurano nella produzione di navi da guerra per la monarca in persona. Grande. Allora, signori, qua Iron into steel, eccoci. Steel into arms, and we shall have fulfilled our first royal commission. Sarà fatto, sarà fatto. Ma prima di fare questa cosa, lo so, la carenza di manodopera, di lavoratori, ma io volevo migliorare ste cazzo de case. Ma ah, ok, adesso qualcosa me la fa fare. Solo qualcuna, però. Fatemi vedere un attimo una cosa. Tipo, questa qua mi faceva migliorare perché penso che deve arrivare al massimo a rotellona. Ci manca un abitante qua. Vabbè, piano piano. Voi dite, vabbè, miglioriamo pure le case a caso senza star lì a vedere la zona. Oddio, al momento stiamo messi bene. Beh, facciamo così, stiamo messi bene per ora. Qua credo ci manchi un cittadino. No, adesso ad esempio questa la possiamo migliorare. Questa anche, vedi, piano piano. Dai, facciamo questa zona dedicata ai lavoratori. E la parte, l'altra parte della città dedicata ai contadini. Se può fa, se può fa. Comunque, tornando a noi, sì, lo so, le travi d'acciaio, signora, ma un attimo, perché io volevo riscattare quest'uomo qui, se possibile. Questo cos'è? I hereby sentence you to not very hard labor. Ti offre una missione di distruzione. Ma che cazzo vuoi? No. No. How did you manage to wriggle out of it? Ma questo che vuole, scusa? Allora, la nave la porto qua. What makes you think I trust you? Produzione, influenza, fabbrica di macchine da cucire. No. Area di pesca. Influenza le chiese. Niente. Vediamo se posso cambiare. Ah, cazzo, però aumenta il prezzo, sbaglio. Farina. Fabbrica di armi. Miniera di sabbia e saline. Velocità di movimento, no. Cazzo, questo no. Più 15, meno moduli. Ah. Autoriparazione. Manodopera richiesta meno 20%. Macelleria, allevamento di maiali. Oddio, questo se... Ah, cazzo, no, costa troppo. Mi potevo portare le patate, però. Velocità navi, autoriparazione. No, no. Costa un po' tanto. E io non ho tutti sti soldi. Sto spendendo una matriosca. Guarda, torno un'altra volta. Magari ti porto pure due patate. Riportiamoci la casa. La casa. La nave a casa. Magari ci carichiamo delle cose. Slot di carico. Slot oggetto trascino un oggetto per equipaggiarlo. Clicca per scambiare le merci tra nave porto. Va bene, ci organizziamo, signori. Sta di fatto che noi qua adesso dobbiamo fare una miniera di ferro, forno a carbone, fornace. Allora, miniera. Faccio un'altra. Fornace, forno e acciaieria. Allora, strada io la proseguirei dritta per dritta qua. Ok. E ok. Ora, presumo che ci voglia anche un magazzino. Yes. Infatti si fermano perché non c'è un magazzino. No.
Mettimi un magazzino. Guarda, piazzalo qua. Tanto va bene per tutti e due. Forse era meglio metterlo qua. Aspetta, perché per questa cosa basta cliccare. Anzi, trasferisci, prendi e sposta. È molto easy. Dopodiché dobbiamo costruire un forno a carbone. Un forno a carbone. Lo piazzo. Forno a carbone, però poi mi serve il carbone. Che stava di qua, mi sa. Ah, no, però aspettate. Il forno a carbone mi sa che in questo caso vado ad utilizzare l'area coltivabile. Eh no. E allora aspetta. Spostamelo. 100%. Oddio, qua funziona al 100%. Quindi facciamolo così. Sta più vicino agli alberi. Non è una bella cosa, però. Una fornace te la piazzo. La fornace come va? Pure questa. Penso vada bene anche qua. Ok, la fornace. In un ambiente inquinato puoi controllare i livelli di contaminazione delle tue isole nel menu attrattiva della città. Natura, cultura, festa, instabilità, inquinamento e volgarità. Rovine, allevamento di maiali e macelleria. Ah, queste diminuiscono le cose. Edifici sgradevoli, maleodoranti o rumorosi. E le rovine dove stanno, scusa? No, I'm in a bit of fun, bit of filth. Keeps the oil lit when works wind your wick. Aspetta, io vuoi, manca il carbone. Io il carbone te lo volevo pure prendere, perché tanto sta qua. Ma per farlo ci servono degli artigiani, che io non ho. Le industrie pesanti producono a un ritmo più lento. Puoi modificare temporaneamente le condizioni di lavoro per aumentare la produttività, cioè. Manodopera interessata 100%. Modifica la produzione. Ah, li mando a fare un qualcosa rispetto ad altro. No, no, va bene così. Costruisco anche un'acciaieria. Cazzo, qua è zona di inquinamento totale, però, eh. Mi spiace, ma che cazzo vedevo qua? Questa è zona industriale, come se non ci fosse domani. If it is in defense of the realm, eldest. Costruisce una fabbrica di armi, magari la facciamo qua. Dove la faccio la fabbrica di armi? Armi. Fornace, vabbè, fabbrica di armi. Te la piazzo qua, tutto molto vicino. Che ti manca? Ah, l'acciaio, vabbè, piano piano. Questo lo miglioro, così magari sono pure più veloce a caricare e scaricare. Allora, vediamo un po' anche qua. Producono all'82%, c'è un problema di manodopera. Cazzo, guarda qua. Madonna. Aspetta, manca tantissima manodopera. Fatemi vedere un attimo anche una cosa. Questo qua sotto ci arriva poco. Quindi dovremmo fare un sacco di case qua, ma proprio un botto di case. Legno ne abbiamo, sì. Facciamo case come se piovesse, signori. Poi ti faccio una strada così. In diagonale. Scia merda, ok. Pensavo le potesse fare un po' più storte, ma a quanto pare no. Se volessi fare altre case qui, fin dove possiamo arrivare? Forse qua. Un'altra ci entra, un'altra ci entra. Per il momento sono residenze di contadini, poi ci organizziamo. Gli faccio pure un pub, perché pure questi vanno a lavorare alle fabbriche. Che fanno? Io fa il pub. Un pub e... che altro? Un mercato?
Dai, facciamoglielo un mercato. Così almeno è più verde anche qui, dai, ci sta. Allora, vediamo un attimo qua la situazione com'è. Questi stanno fermi perché mancano i lavoratori. Ed è giusto così. Ora manca del pesce. Ma come manca del pesce? Aspettate un attimo. Game save. Uno e due. A sto punto mattoni. Ok. E allora fatemi vedere una cosa. Come siamo messi qua? Patate ne abbiamo poche. Cioè le patate sono finite. Possibile? Questo va pure al 100%. Questi che facevano invece? La lana come siamo messi? Lana ne abbiamo anche troppa. Patate non ne abbiamo. Quindi il problema è che con le patate poi non fanno l'alcol. E il pub non va, si è bloccato tutto. Ah no, si è bloccato tutto perché mancano. Niente, allora. Bisogna fare. No, cazzo. Un attimino. Dobbiamo fare più case per i lavoratori, nel senso. Allora, miglioriamo un po' di casupole. Che vedevo fa. Vedete, tutto qua si può migliorare, però queste dovrebbero essere case dei contadini. Però onestamente, arrivati a sto punto, se ci servono quelli, facciamo quelli. I contadini continuiamo a farli dall'altro lato, pian piano. Perché sennò si blocca la produzione del mondo. Se non abbiamo abbastanza lavoratori. Ora qua qual è il problema? Nessun magazzino a portata addirittura. Il magazzino in realtà starebbe qua. Evidentemente non ci arriva. Allora faccio così. Ok. E facciamo. Facciamone un altro di questi, dai. Vai, pescate come se non ci fosse un domani. Guarda qua come si pesca, signori, come si pesca. Veloci, raccogliete legname. Anzi, come siamo messi a legname? Travi, legno ne abbiamo tanto, legname un po' meno. Perché? Perché qua avevo fatto una in meno di. Cioè, avevo fatto questi che raccolgono il legno, ma non tanto di quelli che lo trasformano in travi, perché non servivano al momento. In quel modo. Cerchiamo di migliorare prima tutte queste strade. Un incendio da qualche parte? No, non è vero. Là si sta inquinando il mondo, però va bene. Strade, manca qua il miglioramento. Ok. A posto? No, manca anche qua. Ok, manca qua. Mancava un pezzettino qui sopra. O l'avevamo rifatto? No, non l'avevamo rifatto. Questo qual è il problema? Nessuno. Ok, adesso lavoratori ne abbiamo. Poi miglioriamo anche la situazione. Allora, aspetta, l'ultimo numero. Vediamo. Allora. Aia. Sospesa guerra tra rivali, a non ci frega niente. Quote e ancora quote. Un rivale ha comprato le quote di un'altra compagnia. Senza dubbio una mossa prestigiosa. Il nostro esperto spiega le inevitabili ripercussioni del piccolo mondo della finanza. Mentre qua la carenza di sapone a Ditchwater dovuta alla pessima gestione dell'amministrazione lascia un pessimo odore in città. Basterebbe un pizzico di lavanda e canfora per togliere le mollette dalle nostre proboscide. Bisogno di importanza più. No. No, modifica. Distrazione, propaganda distrazione, nessun effetto.
10 di influenza. Quanto c'ho io di influenza, scusa? Aumenta la felicità e aumenta le entrate. Aumentiamo le entrate. Consumismo. Si può? No, eh. Questo? No. Questo? Ma perché penso che io non abbia influenza in nessun modo. Game save. Che cazzo ne so, pubblica, che te devo dire? No, c'è 140 di influenza, tu madre. Really? Che diceva le... Nessuna modifica, davvero? Ma vattene a fanculo. Non me l'ha fatta cambiare. Aspetta. Costruisci sta armeria qua. Aspetta, questi vogliono una missione. Patate a colazione, patate a pranzo, patate a cena. Non ne posso più di patate. Per favore, porta via questa robaccia. E dammi ste patate, oh, che me frega. Raccogli il regalo offerto dal tuo residente. Ci ha regalato delle patate. Va bene, ok. Che te devo dire? Allora, un momento. Il sapone non potevamo farlo perché ci mancava l'acciaio. Però adesso ce l'abbiamo. Lo scorticatoio. Aspetta, mettiamo lo scorticatoio qua. E prima non lo potevamo fare. Make sure their misery doesn't become a problem. E poi ti faccio pure questo, dai. Così facciamo il sapone de Marsiglia. E in linea teorica poi dovrebbero essere molto felici anche gli altri cittadini. No, non è vero, vogliono anche la birra. Che cazzo. Allora, il grano lo stiamo usando qua, però ci serve per fare il pane, quindi ne faccio un altro qua. Ah, c'erano ancora queste, ecco perché mi segnavano. Giacimento di zinco. Qua non c'è niente, magari la possiamo fare qua la birra. Allora, facciamo una cosa. Fattoria, fattoria. Un'altra fattoria di grano. La mettiamo qua. Anzi, facciamo una cosa. Una strada da qua a qua. Mettiamo una fattoria di grano. C'è carenza di manodopera, mo vediamo, mo che dobbiamo fare. Vediamo come riusciamo a farla sta cosa de... Allora, prima di tutto piazzamela anche così. Ok, e così va bene. Quanto stiamo? 116? No, fanne un altro po' allora. Fin dove arrivi? Anzi no, piazzala di qua. 4 falli così. Ok. Poi mi fai avviso costruzione. Migliora a prevenire meglio nel caso d'attacco. Posizione difensori portuali lungo la costa. Prepara difese sull'isola per respingere qualsiasi in caso di posizione difese portuali lungo la costa per proteggere il tuo avamposto commerciale. Ah, ma le posso piazzare proprio in mezzo all'acqua o te le devo... però non le possiamo... Io le piazzo, poi. Nel senso, manca quello che non so cosa sia. Penso armi, ok. Siamo pieni di legno. Possiamo migliorare un po' la situazione di queste case? Yes. Più lavoratori, dai, è così, questi che vogliono.
Com'è indignato? Abbiamo condiviso così tanto e manca poco al compleanno di Jimmy. Non ci sarebbe un regalo migliore di una fotografia incorniciata nel luogo che ci ha unito. Ah, vabbè, che alla fabbrica di mattoni dobbiamo scattare la fotografia. E qual è il problema? Dove sta la fabbrica di mattoni? Eccola qua. Tacchete. Vai, invia fotografia. A little love is all we ever wanted. Ok, tra poco ci salutiamo, lo so. Stiamo facendo tardi. Stiamo facendo tardi. Ma come fai a non fa tardi? Le armi ce l'abbiamo. 8 cannoni ce l'abbiamo. Quindi uno di questi mi sa che lo possiamo fare. No, 10 cannoni ci servono. Andiamo bene. Qua funziona il... Stiamo a fare il sapone. Sì. L'importante, ecco, questi ad esempio ne possiamo fare due. L'importante è che però ci siano abbastanza salsicce, nel senso. Allora, questo va al 40% perché forse manca lo scorticatoio, ce ne vuole un altro. Fa un altro scorticatoio qua, dai. Dopodiché, tornando a noi, qual era il problema qui? Dovevamo fare la birra. Dobbiamo aumentare anche la felicità dei tipi qua. Malto, produzione, una malteria. La malteria la mettiamo qua. Fertilità mancante. E che... Non l'ho capito, in che senso fertilità mancante? Land ain't right for farming that. Fattoria di luppoli. E che ne so, fa quello che vuoi fare. La mettiamo qua vicino, così appariamo. Ok, 72 su 96. 96 su 96, perfetto. We're taking every care. Manca fertilità per luppoli. E dove cazzo la prendo la fertilità per luppoli? Fertilità per luppoli. No, vorrei capire se magari c'è una zona specifica o se serve tipo il fertilizzante. Che però non saprei dove... Parco modesto, memorial. Ah no, questo è... Gli ornamenti generano un po' di attività attrattiva per la città. Questo mi sa che è Ubisoft Club. Ok. Vabbè, che ne so, questo lo possiamo piazzare qua, no? Costa 200, però che ce frega. Ah, pure più di uno ne mette, vabbè. Non so onestamente, ragazzi, com'è sta cosa della fertilità mancante. Può essere che ce lo spiegherà, no? Spero di sì. Qua come funziona? Che manca? Deposito in uscita pieno. Quindi è pieno di ferro. Quindi ne dobbiamo lavorare di più. Quindi ferro. Forno a carbone. Forno a carbone ce n'è. Fornace. Fanne un'altra de fornace. No, qua lavora al 68%. La dobbiamo fare qua. E lavora al 100%. Me la colleghi. Non riesco a capire. Si è creata una fumera che dà l'idea che non sia proprio una zona salubre questa, eh. E poi mi fai un'altra di queste, allora. La puoi fare anche qua. Ok. E a posto. I'm confident it's ready to go. Magari mi fai anche un'altra di queste, che dici? Qua vicino ai contadini. Puoi variare anche l'inclinazione. Tacchete. Vediamo sto giornale. Un luogo dimenticato. Allora, aspetta, carenza di operai. La mancanza di lavoratori capaci causa diversi problemi all'industria.
Modifica sto giornale, sta a rompecoglioni questo, eh. Ma come faccio? Ah, così! E allora sono rincoglionito io. Scusate, scusate, errore mio. No, questo me lo togli. No, leva. Non serve quello. Mi metti questo che aumenta la felicità e questo che aumenta il consumismo. A posto. Pubblica. Tutto è felice. Non dirò una parola. Tutto è felice. Mancano veramente tanti lavoratori. Quindi, signori, qua dobbiamo migliorare di brutto un sacco di case. Il problema, sapete qual è? Che poi mancheranno contadini alla grande. Infatti, stanno già un attimo di carenza. Allora, aspetta, metti così, rallenta e mo ci salutiamo. Che è un influence bonus. Residenza contadini, è tantissimo. E fammi una strada da qua a qua. Mi fai altre case. Serve un sacco di personale qua, eh. La strada? No, fino a un certo punto. Ok, mancano ancora un diverso quantitativo di lavoratori. Così. Ok. E miglioriamo ancora un po' qualche casupola qua, signori, che dobbiamo fare. Fin quando abbiamo risorse, sta carenza di operai. Ok, sono finiti i contadini in eccesso, diciamo così. Ok, va bene, dai ragazzi, noi ci vediamo al prossimo appuntamento, abbiamo veramente tirato per le lunghe, io spero che vi stia infognando così come sta infognando me questo titolo spettacolare, poi facciamo anche un po' di difesa, a posto, dai, ci vediamo con il prossimo episodio con Anno 1800, come sempre seguitemi su Instagram, Facebook e Twitch, alla prossima ragazzi, un saluto a tutti da Queltaleale.